Siamo arrivati oggi a presentare l'ottavo volume di Storia di Aster Fiorentino. 10 anni fa ci sembrava impensabile costruire una storia così lunga e sta continuando, continuano ad arrivare nuove notizie, nuove scoperte e il nostro lavoro è ancora sempre più ricco. Tanto è vero, su Facebook siamo arrivati a oltre 9.000 utenti, quindi anche questo lavoro è una grande sorpresa, perché parlare di storia e avere così tante persone che ci seguono non è da poco, ecco, quindi siamo contentissimi. Oggi presentiamo gli ultimi due volumi, il volume sulla storia di Aster Fiorentino e il volume della Piana del 66, una ricostruzione della storia andando a percorrere le strade più tortuose e andare a cercare personaggi che nessuno aveva mai rammentato. Personaggi che poi sono le singole storie delle singole persone che hanno costruito la storia del paese. Quindi anche questo penso sia un lavoro inedito, un lavoro certo certosino e richiede tanto tempo, però ha portato a questi risultati. Però ho anche un progetto sulla vicina Gambassi, perché ho tanto materiale anche di Gambassi, Montaione, e vorrei anche prossimamente, se sarà possibile, fare un libro anche sulla storia di Gambassi, una storia bellissima anche lì. In contemporanea a questa mostra presentiamo anche la mostra fotografica di Stefano Longhi, che è stato scoperto proprio dalla nostra pagina e che ci ha deliziato in questi anni con delle foto bellissime di Aster Fiorentino. Tant'è vero, chi sta venendo alla mostra si meraviglia che sia Aster Fiorentino in queste foto. Il legame con Castel Fiorentino è assoluto, perché io sono nato qua e la mia passione per la fotografia nasce da tanto tempo, è riesplosa da pochi anni. Ho di fatto nascere il bimbo che è in me, riportandolo per queste strade, riacquisendo certe emozioni, cercando di guardare ciò che non avevo mai visto e di riguardarlo in un altro modo, come fosse la prima volta. Quindi l'emozione oggi è essere qui con voi, condividere questo momento insieme, e per me è una soddisfazione immensa. Sono contento di essere qua oggi a inaugurare la mostra di Stefano Longhi, che è una persona a me molto cara, perché da un po' di tempo ci appassiona con la sua capacità di vedere il bello a Castel Fiorentino. Ce l'ha regalato in tante forme ultimamente sui social media e finalmente riusciamo anche ad avere una mostra in reale che ci testimonia tanti scorci bellissimi nel nostro paese. E quello che gli dicevo, e che è una cosa che mi sento di dire da tempo, è che spero che tanti castellani come lui prendano questo esempio e si riappassionino al bello che c'è a Castel Fiorentino, perché ce n'è tanto. Credetemi, ce n'è tantissimo, è dietro ogni pietra, dietro ogni angolo. Dobbiamo solo riscoprire la voglia e la capacità di rivederlo e farlo nostro. E quindi spero davvero che si continui su questa strada per riscoprire e rivalorizzare la bellezza di Aster.